Sono disgustato, annoiato e arrabbiato. L'Italia aspetta risposte su salute, lavoro e scuola e questi pensano alla loro poltrona: da, da Grillo a Mastella, da, da Conte a, a Zingaretti. La facciano finita. Se non hanno tempo, voglia e forza per governare, si facciano da parte: noi siamo pronti. Cinque grandi progetti per rilanciare l'Italia. Salute, lavoro e tasse scuola, ambiente e giustizia. E poi questo paese torna a essere lo splendido paese che merita di essere. Noi siamo pronti, non ai minestroni, non mi interessa. Vedo che Grillo per disperazione dice tutti dentro, tutti i partiti dentro. Eh, cioè, siamo passati da, dalla rivoluzione 5 Stelle al governo Conte Mastella. Quindi io con certa gente non posso avere niente a che fare evidentemente su cinque punti precisi. Io penso che un'alternativa in Parlamento ci possa essere e sia nostro dovere offrirla agli italiani. E quando parlo di cinque punti precisi, parlo di cinque riforme da fare nell'arco di pochissimo tempo: salute, lavoro e imprese, scuola, infrastrutture e giustizia. Sono cinque temi su cui rilanciare il paese. Io penso che nei due rami del Parlamento una maggioranza che metta al centro il rilancio del Paese, le imprese, la scuola, i giovani, il diritto alla salute, una riforma della giustizia e della burocrazia eh, con il centrodestra eh, a farne da guida sia la soluzione migliore. Sempre che ovviamente non ci siano le elezioni che in qualunque democrazia sono la via maestra. Io ricordo a me stesso che... Più della metà dei paesi europei andranno a elezioni in questo 2021, quindi non, non saremmo eh, da soli. Lo diceva lei, qual è il problema? Che stando a tutti i sondaggi la Lega continua a essere il primo partito e il centrodestra vincerebbe le elezioni. Eh, mi domando se questo sia un collante necessario. Su questo è nato il governo Conte Renzi, che è miseramente naufragato dopo un anno senza lasciare traccia di sé. Se nascerà il governo Conte Mastella appunto per tenere fuori la Lega e il centrodestra e rimandare l'appuntamento con gli italiani, sarebbe squallido. Sarebbe... Noi siamo pronti.